Suona con me il corale di Bach dedicato alla Pasqua. Ciao, sono Fernando, sono un cornista e ti do il benvenuto al quadricorno. Se sei interessato a imparare a suonare il corno attraverso melodie, scale, esercizi mirati a migliorare i vari aspetti tecnici, sei sul canale giusto. Quindi iscriviti e clicca la campanellina così sarai sempre aggiornato. Suona con me il corale di Bach. Questo corale è ovviamente del XVII secolo, Pasqua e Gioia. Così è stato nominato da alcuni storici questo particolare corale che ti voglio proporre oggi, proprio in virtù della Pasqua. Avrai senz'altro sentito parlare del compositore Johann Sebastian Bach, considerato indubbiamente uno dei più grandi geni della storia della musica. Le sue opere notevoli per profondità intellettuale, ma anche per bellezza artistica ed espressiva. Bach nella sua vita fu un polistrumentista. Suonava sia strumenti a tastiera sia ad arco, anche se era noto principalmente come organista. Insegnante di musica e compositore estremamente prolifico. L'indice delle sue opere supera il migliaio di titoli. Bene, visto che la Pasqua si avvicina, ho preparato per te questa melodia. Tratto da uno dei numerosi corali che Bach ha composto durante la sua carriera. Se ti fa piacere, prendi il corno e suona con me. La musica di Bach, composta a volte per coro, a volte per archi, per organo, per clavicembalo, è forse tra la musica più trascritta per vari strumenti, proprio perché la sua espressività e profondità si adatta a qualsiasi strumento. Persino le famose suite per violoncello sono state trascritte per quasi tutti gli strumenti, tra cui il corno. Anzi, a proposito proprio di quest'ultima composizione, ti invito ad ascoltare il grande virtuoso di corno Radek Baborak, che esegue con grande sensibilità la maestosa musica di Johann Sebastian Bach. Vi lascio il link in descrizione. Come sempre, spero di esserti stato utile e ti ricordo di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Ciao e a presto!